Ciao, mi chiamo Roberto Dell'Icarri, sono un insegnante professionista di tecnica vocale. Mi occupo per lo più di stili di canto contemporaneo. Sono l'autore del libro iMix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro dedicato a cantanti, insegnanti di canto e chiunque si interessi più o meno da vicino alla voce, ed è disponibile su Amazon. E sono uno dei master teacher dell'Institute for Vocal Advancement, o IVA, un'organizzazione internazionale che si occupa di formare insegnanti di canto sparsi in tutto il mondo. Dopo l'ultimo video di reazione ed analisi del brano The Sound of Silence cantato dai Pentatonix, ho ricevuto un sacco di richieste e colgo l'occasione per ringraziare i fan dei Pentatonix in modo particolare per il loro supporto e il loro incoraggiamento a continuare. Uno dei brani più suggeriti è stato sicuramente Alleluia, ed è stato uno di quelli che non avrei dovuto perdermi. E quindi io sono pronto per cominciare. Pronti, partenza via? Cominciamo! I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Voglio riascoltarlo. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? You that David played and it pleased the Lord. Secret chord. Ok, molto 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 bello. Lui qui sta cantando inizialmente da solo con una dinamica in piano, con poca voce, quindi con un approccio molto delicato, e sento aria tra le corde. That David played and it pleased the Lord. Chord. E diciamo che questi sono elementi che dico sempre sono molto molto importanti e necessari per aprire dei brani così delicati, e questo brano in particolare. Non so, se lo stravolgessi, facessi completamente l'opposto, facessi I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. Andrei un po' a creare un senso di apertura che è un po' già prematuro, e andrei a perdere quel senso di intimità, quel raccoglimento intimo che è importante per mantenere, diciamo, l'intensità bassa e comunicare anche parole chiave, parole importanti, come per esempio qui c'è secret chord. E per esempio se dico secret chord, ovviamente vado a perdere quel senso di segretezza, vado a perdere la possibilità di manifestare quel senso di confidenzialità e di riservatezza che dovrei mantenere nel momento in cui pronuncio una parola del genere. Quindi è molto importante mantenere un accordo tra ciò che si dice e ciò che si canta, e lui lo sta facendo benissimo. David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Well, it goes like this. E qui i suoi compagni stanno entrando in maniera molto delicata per cercare di mantenere un accordo con quello che lui sta facendo, e lo stanno facendo usando
un po' come su The Sound of Silence, questa vocale chiusa foneticamente. E anche una M, credo, che sono due strumenti perfetti per cantare in sordina, per esserci in sottofondo senza andare a essere troppo invadenti. E quindi mi piace. The fifth, the minor fall, the major leave, the... Bello qui. Fa. Non ha tenuto la nota dritta. Fa, fa. The minor fall, the major leave, the baffled king composing alleluia. Qui ci mette un po' più di pianto, un po' più di suono leggermente pressato. È un bel contrasto. Alleluia. 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 Mi piace perché qui stanno rinforzando la parola chiave, che ovviamente è alleluia, e lo stanno facendo con, diciamo, armonizzandola, sì, ma lo stanno facendo anche con un rapido crescendo e diminuendo. E sento sento come se, mi viene in mente un po' come se, diciamo, provassero ad emulare un po' il soffio del vento, è come una sorta di alitata. Uia, uia. E mi fa venire anche in mente che, diciamo, questo soffio del vento che va a sussurrare la parola alleluia va un po' a conferire un senso di spiritualità, è come il soffio dello spirito che va ad elevare un pochettino questa cantata in solitudine. Questo è un po' quello che mi viene da pensare. Alleluia, alleluia. La cosa interessante è che stanno facendo questo bel arpeggio, questo arpeggio terzinato, e vanno a dare movimento, sicuramente vanno a creare un po' di dinamismo, rompono un po' con la staticità precedente, come se rompessero con quell'aria solenne che c'era fino a qualche attimo fa. E la cosa interessante qui è che non c'è ancora la batteria in questo momento, però loro stanno usando per creare questo arpeggio questi fonemi, creano un senso di percussività per il modo in cui sono creati, richiedono una occlusione del tratto vocale e una rapida esplosione del fiato subito dopo. Quindi diciamo che c'è la percezione del ritmo, della percussione dietro questi fonemi. E quindi diciamo che è una scelta intelligente, una scelta bella. E questi sono un po' i fonemi preferiti dai jazzisti, per esempio, quando devono fare e perché hanno proprio quella forte componente ritmica che è necessaria in relazione allo stile musicale. E se ci pensate, anche un po' sono le consonanti preferite dai beatboxer. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bailing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you.
tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Okay. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bailing on the roof. Her beauty, you saw her bailing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. In the moonlight overthrew you. Una voce molto molto elegante, molto delicata, molto pulita. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Molto molto bella questa voce. E quello che sento è che lui inizialmente mi è piaciuta la pulizia che ha mantenuto. È stato molto pulito, molto elegante, con un bel vibrato. Sembra un po' un crooner qui nel modo in cui canta. She tied you to the kitchen chair. Però qui comincia a metterci, a sporcare un po' la voce, comincia a creare un po' un contrasto. She broke your throat. Ci mette questo questo vocal fry. She cut your hair and from your lips she drew the hallelujah. In corrispondenza del picco melodico per creare un po' di dramma. Quindi diciamo che è partito molto pulito, però qui sta cominciando a cantare in maniera un po' più viscerale. Bello. Hallelujah. Hallelujah. Di nuovo questo rinforzo. Hallelujah. Hallelujah. Mi piace molto il batterista, mi piace molto il beatboxer qui, perché lui qua sta cominciando un po' con le spazzole, sta suonando le sue percussioni. E invece qui lascia le spazzole, prende le bacchette e dà due colpi di...
da due colpi di gran cassa, tum tum, cia, è uno di rullante. Bello, mi piace perché crea un contrasto, un bel contrasto ritmico, un bel contrasto anche di intensità. E qui ci ha portati sicuramente in un nuovo capitolo musicale del brano. Molto molto bello. Anche lei sta cominciando in maniera gentile e c'è questa bella... questo bel passaggio rapidissimo in falsetto che crea, diciamo, un piccolo contrasto timbrico. È interessante. Bello, mi piace quando vanno qui all'unisono. Bellissimo. Sta andando verso il fortissimo. Lei sembra privilegiare la postura più orizzontale che rotonda, e questo le dà un sacco di squillo, le dà, mette in risalto la componente della brillantezza della sua voce, e sento che diventa un sacco penetrante nel modo in cui canta. E è una lama. Cosa dice qui? Love is a cold and it's a broken hallelujah. Quindi sta comunicando, diciamo, disperazione. Sta comunicando che l'amore è freddo e disperato, è un disperato alleluia. Questo un po' serve anche a stare in linea con una visione dell'amore un po' dura, un po' cruda, in cui c'è più prevaricazione che donazione, e quindi diciamo che ci sta tutto. Bellissimo. Invece non si limitano più a sottolineare e ad armonizzare la parola alleluia, ma la ripetono. Perché la fine della strofa termina con questa nota si bemolle e poi dovrebbe riprendere il ritornello con il re, ma loro legano queste due cose insieme con questo passaggio. Alleluia. Bellissimo. Si interrompe anche la gran cassa per andare a sottolineare il vuoto. Bellissimo.
loro stanno lasciando qui, stanno facendo questo bellissimo crescendo. E rimane, diciamo, questo accordo in sospeso, questo accordo irrisolto, perché non chiudono sull'accordo che risolve il si bemolle, ma... E c'è questo, questa scia, questo eco sopra il quale il cantante comincia a cantare la sua melodia. E poi viene risolto qui, in ritardo, in questo si bemolle che gli dà il basso. Bellissimo. Bellissimo, mamma mia, troppo bello, mi piace tanto, 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 davvero. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you, was how to shoot somebody. Bello, bello qui, perché non stanno facendo un passaggio netto da una corda ad un altro, facendo, ma stanno facendo un leggero glissando che crea tensione. E loro sono molto molto bravi in questo, sanno quali sono le leve giuste per creare questi effetti. Prima c'è stato un momento di tensione forte, importante, in quel crescendo in cui poi c'è stato un vuoto improvviso e il cantante ha cantato in quel vuoto in cui c'era ancora una scia di l'eco del suono delle loro voci. E qui invece è un po' più nascosta la strategia per creare tensione. La tensione la crea il glissando, questo scivolare da una nota verso l'altra. Bellissimo. Alcune sono più nascoste, però sono efficacissime. Bellissimo, perché sta affermando una negazione. It's not somebody! C'è tutta questa forza, questa energia sta
diciamo, aumentando il volume, sta tenendo la vocale più aperta, che aiuta ad aumentare l'intensità musicale, ma mi piace molto questa voce piena a questo punto. È bellissimo il contrasto immediatamente dopo, andando verso il falsetto, quindi diciamo due colori completamente diversi vengono messi in luce qui. Bellissimo. E qui diciamo sta cantando con una coordinazione un po' più mista, la corda è un po' più sottile a questo punto, però c'è un sacco di squillo, c'è un sacco di edge, c'è un sacco di suono appuntito, un po' come la cantante. Lui sta mantenendo questa postura orizzontale ed è molto molto efficace per andare a muovere delle corde particolari della nostra anima. È estremamente pungente qui, quindi io mi sento punto, mi sento colpito in qualche modo. E apre anche la vocale. Apre ancora di più sul picco melodico. E bellissima chiusura. Va a smorzare, va a sfumare il suono. Quindi diciamo che lui è molto molto bravo nel gestire i registri della sua voce. Ha cantato piena quella parola, somebody, e poi ha sottigliato un po' di più la voce, ha orizzontalizzato molto e adesso sta andando a chiudere la frase con una predominanza del registro di testa che gli permette quella capacità di effettuare un passaggio di dinamiche dal forte al pianissimo, e quindi diciamo che è molto 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 bravo nel controllare i suoi registri. Di nuovo vuoto, di nuovo eco. E qui ci si rimette in marcia. È come se qui mi viene in mente, da una parte, diciamo, sì, il movimento della marcia, tum, tum, ma anche il battito del cuore. È un po' come se dopo questo vuoto, dopo questo silenzio, tum, tum, c'è ancora vita, il cuore palpita, c'è ancora vita, c'è ancora musica da cantare. Bellissimo il lancio che gli danno. Tum, 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 tum. E lui con la sua voce aspra. Bellissimo. Bellissimo questa. Bello. Tiene, 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 lascia. Bello, perché qui sta facendo un piccolo tremolo. Va a rinforzare, va a anticipare un po' sul tempo e va a rinforzare quella parola. Bello. Soul, bellissima, piena di passione, bellissima. Alleluia, alleluia, alleluia.
lui che la cantante stanno cantando piene queste U. Lei sta sul Mi bemolle, lui sta invece su questo Sol. Sono due note complicate da cantare, sono due note complicate da sostenere, ma la cosa più complicata da fare è farlo non con una vocale aperta, che è molto più semplice, ma con una vocale chiusa come la U, che per il modo in cui viene articolata non offre abbastanza spazio nella cavità orale. Non può esserci la stessa energia acustica di una vocale aperta. E loro, nonostante ciò, riescono a sostenere la U, che non è una cosa, ancora una volta, tecnicamente semplice da fare. Bellissimo. Si ritorna un po' spirituali come nella parte iniziale. E ci si raccoglie di nuovo, andandosi a sfumare nel finale. Bellissimo. Bravissimi. Troppo bravi. Mi piacciono da morire i Pentatonix. Mi piacciono da morire e mi affascinano tanto, perché c'è tanta roba, sono bravissimi, sono creativi, sono originali, sono sorprendenti, sono preparati, ovviamente musicalmente, tecnicamente, fanno delle cose mica semplici da fare, poi interpretano molto molto bene, entrano bene, nel cuore del messaggio del brano, e quindi ci costruiscono attorno tutta una serie di accorgimenti musicali fatti di contrasti e di tensioni che vanno a dare valore al testo e alla musica. Questo è un altro bellissimo tributo a questa gemma di Cohen. Credo che sia una delle mie versioni preferite assieme a quella di Jeff Buckley. Belle, differenti, ma davvero, loro sono fenomenali e mi sanno quali corde toccare e ci riescono benissimo con me. Bene, fine del video. Vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e spero che questo video sia stato in qualche modo d'aiuto, spero che vi abbia intrattenuto in qualche modo, spero che vi abbia fornito una prospettiva diversa o magari in aggiunta alle vostre impressioni iniziali. Se vi è piaciuto, mi farebbe tanto tanto piacere se poteste lasciarmi un like o lasciarmi un commento con un vostro feedback e con i vostri suggerimenti. E mi farebbe tanto tanto felice se poteste condividere questo video, se poteste iscrivervi al canale e se poteste continuare questa avventura assieme a me, supportando il mio lavoro di creazione di contenuti per YouTube. Vi ricordo che se volete allenarvi potete farlo tranquillamente con me andando sul mio sito internet robertodellicarri.com. Io insegno in italiano ed inglese online in tutto il mondo. Bene. Ci vediamo presto. Ciao ciao da Roberto Dellicarri.